Artemisia Gentileschi fu figlia d'arte in un tempo che in realtà non offriva grandi opportunità alle donne. Nel 1611 suo padre Orazio decise di consentirle di affinare le sue doti artistiche, facendola seguire dal suo collega e pittore Agostino Tassi. In realtà Agostino Tassi violentò Artemisia nella casa paterna e, a descrizione del tragico evento, restano gli atti del processo che non mancò di destare tanto clamore nella città eterna. A seguito di questo processo Artemisia decise di lasciare Roma, andando dapprima a Firenze e poi a Venezia. Dal 1630 è documentata a Napoli ed è ascrivibile al soggiorno napoletano la tela che rappresenta Sansone e Dalila, la cui vicenda è narrata nel libro dei Giudici dell'Antico Testamento, che narra di Sansone che fu in realtà destinato ad essere nazireo sin da quando era nel grembo materno. Il nazireato era una sorta di consacrazione di un ebreo a Yahweh, in virtù della quale bisognava fare voto di astenersi da cibi e bevande impure e astenersi dal tagliarsi i capelli. Di qui la comune credenza che la forza di Sansone, in realtà proveniente dallo spirito divino, risiedesse nella sua folta chioma. I filistei, nemici del popolo di Sansone, allora convocarono Dalila offrendole una somma di denaro affinché lei scoprisse e rivelasse loro il segreto della forza di Sansone. Dopo svariati tentativi, finalmente Sansone decise di aprire il suo cuore a Dalila, rivelandole che se qualcuno avesse tagliato i suoi capelli, allora avrebbe perso la forza divina proveniente dal Signore, diventando così un uomo comune. Fu così allora che, come si legge nel libro dei Giudici, Dalila lo fece addormentare sulle sue ginocchia e chiamò un uomo adatto a recidere le trecce del suo capo. Ed è proprio questo il momento che Artemisia rappresenta sulla tela, pur concedendosi qualche licenza rispetto al testo biblico, rendendo infatti Dalila protagonista attiva nell'atto del tagliare i capelli a Sansone e attualizzando la scena utilizzando costumi e strumenti del suo tempo.